Non andavo più a fare, fatelo vedere. Come io non la scannatina? Uyon, l'hai chiamata, commissario Messina. Hai chiamato? Commissario Messina. Oh, aspetta, che io qua non ci stai capendo che annello. Ma senta, stai ligno, Sei ritto, stanno sapienza. Oh, commissario Messina, c'è chi da condare un pugno di minchia. C'è chi da dire che io due giorni si stava fottendo a Soro, Romero, Locuzio. E picchi, non è vero che si stava fottendo? Beh, certo che è vero, ma non due giorni. Ah, io non l'ha chiamata? Sento, sapo, io me ne aspettare da capossi perché ti avevo solo da dato un po' la testa, così tu spiego meglio, amore. Poi a mangagliare una gragnonna di cavolo, sapo. Proprio, cavolo forte. Ai ai, sono di schiena. Alleggio. E allora, se stavo dicendo, io che ci raccontavo, commissario, c'è a dire che ho la scannatina, ieri insieme a Tano Sapienza. Tano Sapienza invece che ci occupa, che io ho la scannatina se stavo fottendo a Soro e Romero Locuzio. Arriva a Soro e Romero Locuzio e che ci occupa, commissario, era vero che io stavo fottendo. E mi sono messo a me, hai capito? Sto gran pezzo d'infame. Ma allora, stiamo cercando pittia, no per Don Melo. Per mia. Certo, magari per Don Melo, eh. Non piglia il Tano, c'è il fare la festa, c'è il fare. Nudo. Tu gran pezzo d'infamone. Il commissario cerca mia, ma io sto cercando a Tano. Pezzo d'infame. Comunque, io monì. Che si fece tanto. Dammi una mano, che caschina, manco ma la firo. È una certa età, caro mio. La schiena te lassa. Ma io non mi aspettavo, sai, dopo tutto bene che ci hai fatto, io calogero che andiamo. No, dopo tutto bene ci ha fatto tu, Ariddo. Ma perché io che Ariddo? Di scuola anche. A così nego, manco due metri. Salvo, ma sai che odore di schiena mi passò? A che mi sta capitando? Mi sento strano. Lo saccio, cioè, non lo so. Sento delle vibrazioni interiori. Tu, ma come ti esprimi? Adesso tutto è chiaro. Riesco perfettamente a comprendere tutto. L'inutilità delle nostre azioni meschine, il tempo, il lavoro. Siamo morti che seppelliscono i morti. Una vita trascorsa raccogliendo immondizia che imputridisce. Noi, non più capaci di sentirne l'ammorbante fetore, nascondiamo nelle nostre case, abbandoniamo i nostri figli. Dio mio, che orrore. Ricordo le parole di Ibsen. Ora sento che le leggi sono diverse da quel che pensavo. Le nostre mani hanno debellato l'arsura di questa meravigliosa terra, offrendole il sangue di persone. Persone, capisci? Le stesse delle quali io adesso posso sentire le voci, le grida strazianti, i lamenti delle loro madri, alle quali i nostri padri hanno strappato i figli ancora puri. Tutto questo è insopportabile. Non è troppo tardi. La lotta, la vera lotta, comincerà adesso. Tutti dovranno capire, nessuno rimarrà sordo alle voci del nostro passato. Il cammino sarà duro, impervio. Le sofferenze incommensurabili. Ma alla fine il sole dell'avvenire illuminerà noi e i nostri figli.
sai, scemo, non sto contando. Era un locale, di una faccia ne stanno scioccando. E se li spicciamo, ora non li inventiamo. Ora non è più che stiamo spostando in salario. Ho discovolato. E dove c'è chi c'è? Ma Ricicci, non lo sa, non voglio sapere. Anzi, sapete come dire? A un prima che passa qualcuno, che hanno picchiato il cazzo. Facciamo finta, non è successo niente. E chiama anche a chiare il lupo l'anfame di tanto, amore. Peccato, però. Pareva buono per cuocere i grassi.